Eccoci qui, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Poggio 1920. Dunque, ci avevamo visto giusto quando, in tempi non sospetti, paventammo l'ipotesi di un interesse concreto per rilevare le quote di maggioranza del Foggia, anzi il 100% della Corporate Investments Group, che detiene l'80% del calcio Foggia 1920. Siamo stati i primi in assoluto a darvi contezza di un interesse che poi si è manifestato concretamente nella giornata di ieri attraverso una proposta irrevocabile di acquisto con scadenza fissata per la giornata di domani, venerdì 17, entro la mezzanotte. Una proposta circostanziata con tanto di cifre che stanno lì a confermare, insomma, come poi la Fortore Energia abbia interesse concreto di prendere in mano le redini del calcio foggiano e di portarlo in tempi anche relativamente brevi lì dove merita, verso traguardi ambiziosi, come giustamente merita una piazza come quella rossonera. Sappiamo che questa proposta, che implicitamente è stata accolta favorevolmente dal socio di minoranza Maria Assunta Pintus, che molto serenamente è disposta a sedersi attorno a un tavolo per trovare l'accordo, verrà invece rimandata e rispedita al mittente da Nicola Canonico. Sta per uscire in questi minuti un comunicato stampa ufficiale del Calcio Foggia 1920, o proprio di Nicola Canonico, questo lascia il tempo che trova, in cui in buona sostanza l'attuale presidente del club rossonero dirà, insomma, di non essere interessato. Bene, noi prendiamo atto evidentemente della volontà di quello che al momento è l'azionista di riferimento del club Dauno, perché respingere una proposta come questa da un gruppo forte, fortissimo, solido del territorio, evidentemente vuol dire avere progetti ambiziosi, molto importanti per il futuro del Foggia. Significa che si vuole allestire una stagione fatta di successi, una stagione che deve portare il Foggia inevitabilmente nelle alte sfere del campionato di Serie C. Questo ci fa molto piacere alle parole, evidentemente. Adesso aspettiamo che seguano i fatti, siamo molto curiosi di capire poi in quale direzione evolverà questa stagione. Quello che ci piace però sottolineare con forza, con assoluta convinzione, è che ancora una volta Foggia sta perdendo una occasione irripetibile di rilancio, cioè, perché poi il calcio altro non è che la cartina di tornasole di quella che è la realtà di questo territorio. È avere la possibilità di svoltare con il gruppo Fortore al comando sarebbe un bel segnale, un po' per tutta la provincia di Foggia, un segnale di rilancio. Si sta perdendo una occasione unica, ed è questo probabilmente, anzi sicuramente, in questo frangente il più grande dispiacere. Ma ahimè, tant'è, vedremo quello che accadrà. Grazie, domani.